Parto così con questa intervista perché è un evento più unico che raro. Sono anni, anni che Anni. tento di intervistare Dragos Ioance. Intanto chiariamo che il tuo nome è Dragos e il nome è Ioance, ricordando il nostro caro Albertini che ci tifferà dall'alto, che sempre scriveva Dragos. Invece Dragos è il tuo nome, Ioance è il cognome. Dragos, allora, le vacanze intanto? Vacanze sono appena iniziate, Ah, appena iniziate. sono finite, poi Dove sei stato di bello? sono stato in Portogallo e ho girato un po' Tutto tutta la bene. costa e tutto bene. Bene, senti, invece entrando nel mondo della nostra prossima stagione, c'è stato un mercato bello vivo quest'anno tra Colli Banini. Sì, Che è cosa ne pensi? stato un mercato molto ottimo, diciamo così, con dei grandi giocatori, grandi nomi e speriamo che sia un'annata molto buona e migliorare la classifica dell'anno precedente, Che già, insomma. che già andava benissimo. Quindi hai un bell'obiettivo nella tua testolina. Sì, abbiamo un bell'obiettivo, bisogna partire già positivi e continuare già da inizi di agosto a lavorarci su e ci conosceremo pian Quello piano. che ho chiesto prima anche a Luca Albertini, perché avete già fatto l'uscita di gruppo e ho visto che c'è già affiatamento e vi siete già amalgamati con i nuovi. Esatto, però vabbè, L'impatto è importante, no, però bisogna iniziare l'impatto è così importante. perché è importante, perché una squadra forte, una vera squadra, parte prima dal gruppo e dalle basi e Certo. poi tutte le cose in campo, tecnica, tattica e tutto il resto. Quindi è una cosa molto ottima Certo. partire già così, con questo spirito, e bisogna essere positivi, lavorarci tanto su. Intanto noi siamo contenti che tu sei rimasto a San Colombano perché sai che hai tanti tifosi. Sono contentissimo anch'io. Io a volte rido, dicevo anche a Luca e a Nicola, dico i vecchi, i nostri vecchi, in realtà siete così giovani, vecchi perché siete qua da Sì, tanti siamo anni. visti giovani, io soprattutto perché comunque, vabbè, mi vedono un po' più giovane della mia età. Però siamo qua da tantissimi anni, soprattutto Albe che è tra i più vecchi, Vecchi, diciamo sempre tra così. virgolette. E niente. Senti, ma Dragos Ioance, cosa si aspetta? Al di là di tutto il gruppo, tu cosa ti aspetti quest'anno? Intanto di giocare, ti conosco troppo bene. Mi aspetto di giocare come quest'anno e qualcosina in più, poi comunque ovviamente il campo decide, cioè se uno lavora bene e durante la settimana, cioè lavora bene, la domenica dà il massimo, penso che è ripagato e E se no, comunque sempre si aspetta la chiamata del mister, sì, sempre pronti. esatto. E per quanto riguarda me, spero di fare un'annata buona, positiva come l'anno scorso, un po' più positiva e con qualcosina in più, non lo dico perché magari poi porta la sfiga. E niente, basta. Bene, ti auguriamo tante belle cose. Giovedì, come dicevo prima, abbiamo la presentazione della squadra, quindi partiranno un po' di foto perché, come tu sai, la nostra pagina Facebook è sempre aggiornatissima e poi ci sarà la preparazione, verrò a stressarvi sicuramente. Quindi ti Ma auguro come una... sempre. una ah sì, grazie!